Partita di cartello all'Adriano Caprarese di Spoltore per l'occasione di Camillo, ex Giulianova. Tra l'altro rivede lo schema tattico e prova a coprirsi con un 4-4-1-1. Cerasi lascia Sissé in panca ma non rinuncia al tridente, preferendo Bonavoglia con Di Paolo e Persiani. A partire subito forte sono i giallorossi, apertura a destra, cross di Federico Di Paolo, semiforbice di Persiani che manca lo specchio. Al 13esimo Persiani è pericoloso quando prova la conclusione intercettata da Alceo Palena. Minuto 18, Persiani che in occasione di un colpo di testa si fa male al volto ed è costretto ad uscire al suo posto Sissé. Alla mezz'ora si fa vivo lo Spoltore con Tiberi che chiama in causa i pugni di Boccanera sulla respinta, controllo con il braccio di Planamente ad azione invalidata. Il Giulianova non trova varchi e la ragnatela azulgrana costringe Cappelli a provare la soluzione dalla distanza senza esito significativo. Più pericoloso invece Francesco Di Paolo, servito da Giglio, che non trova la rete pur saltando il portiere. Finisce qui il primo tempo dopo un minuto di recupero e la ripresa va in scena al quinto quando Sissé lifta un tiro sulla base del palo che poi finisce sulla schiena di Palena e poi in out di fondo. Di qua a 4 minuti dopo la conclusione di Selva Allegra sul palo di tiro dove c'è Boccanera in controllo a terra. Al 14esimo una bella combinazione cost to cost Pretaruro Planamente e testata con palla di poco a lato. Al 19esimo inizia un po' una serie di cambi con Di Camillo che toglie un centrocampista ed inserisce un attaccante, chiacchieretta per Tiberi. Cerasi invece sull'altro fronte avvicenda Francesco Di Paolo con Barlafante, poi Giglio con Di Giuseppe e Cerasi con Traini. Fiammata giallorossa poco oltre la mezz'ora, Barlafante taglia al centro dove Sissé manca l'impatto ma l'occasione è davvero grossa. Nello Spoltore entra anche Colecchia per Planamente, intanto viene espulso Zazas, il difensore centrale dei pescaresi, al secondo giallo e poi 6 di recupero. E nell'ultimo minuto di questo recupero un cross dalla destra di Lenoci trova due deviazioni e poi il braccio di Evansia, ma per Mangani di Arezzo si può proseguire tra le vibranti proteste giallorosse. La presidente Mucciconi si lamenta un po' dell'andamento della gara per quanto riguarda la direzione. Sì, guarda, io non, come vedi non mi sono mai messo davanti alle telecamere, non piace veramente discutere oppure commentare le gare, il dopo gara. Però adesso siamo arrivati a un punto che cominciano a pesare perché vorremmo giocarcela alla pari come le altre, cioè avere lo stesso trattamento delle altre squadre, perché così non va bene. Su 3 rigori almeno uno così evidente alla fine, ma poi calcio all'uomo, ecco, alla fine parole razziali contro il nostro giocatore che è la persona più squisita al mondo, non va bene perché noi vogliamo essere tutelati come le altre squadre, semplicemente questo. Da me non sentirete mai una polemica, però dopo, quando sono troppe le situazioni, allora a quel punto vedo un po' di malafede e allora là mi dispiace perché noi facciamo tanti sacrifici, abbiamo fatto degli investimenti importanti, ma per giocarcela come tutte le altre, tutte le domeniche, niente di più e niente di meno. Però adesso siamo arrivati a un punto dove bisogna metterci riparo, perché così non va bene, assolutamente. Allora mister, una gara in cui il clean sheet finalmente vi ha sorriso, una gara che però vi ha visto anche mutare un po' lo schema tattico, non c'è stato il 4-3-3 iniziale, una partita molto accorta. Sì, non c'è stato il nostro solito 4-3-3 che mi sono portato dietro da mister Del Gallo per non cambiare troppe cose, però oggi volevo giocare quasi a specchio, quasi a uomo contro di loro nel fermare Giglio, che anche se è un ragazzo in 2004 però è un signor giocatore per questa categoria. E al tempo stesso cercare di ripartire in contropiede con Pedrarulo nell'andare a cercare la profondità e con i due esterni, Selva Allegra e Tiberi, che devono fare la doppia fase di contenimento e di ripartenza.